Ok, ora andare. Possiamo aggiungergli anche un effetto bagliore al form. Facciamo un bagliore. Mettiamo la soglia bagliore, la portiamo a 10,2. Il raggio bagliore lo portiamo a 35. E l'intensità 25. Poi aggiungiamo l'effetto correzione colore curve. Abbassiamo un po' le curve per far riprendere il colore originale. Ok. Direi che vada bene. Ora dobbiamo tornare di nuovo sul nostro progetto, prendere ancora il testo e aggiungerlo. Adesso per far comparire alla fine il testo vero e proprio. Allora facciamo. Testo video. E andiamo su effetto home. Allora alfa rilievo prima di tutto. Poi facciamo effetto simbolo perché. Genera sfumatura. Allora, la sfumatura la portiamo. Allora, questo va su intanto. La sfumatura facciamo con il nostro verde, questo verde scuro, la facciamo con un verdino chiaro. Spessore bordi, lo portiamo a 5. Se vogliamo il colore lo possiamo cambiare, magari facendolo più scuro. Facciamo un bel verde acido, così si notano bene i bordi. E ok, torniamo sul nostro form. Adesso dobbiamo form. Dobbiamo andare di nuovo su particle, opacità. Sull'opacità, allora adesso dobbiamo giocare, però apriamo qui che mi trovo meglio io. Opacità, clicchiamo fino a che arriva, c'è uno e mezzo, facciamo due. Insomma, poi fate voi, io quando sarà bello comparso andiamo. Ok, 100%. Facciamo sparire a zero. Ora apriamo. Testo, trasformazione, opacità, clicchiamo sul 100, torniamo qui, torniamo di nuovo sull'opacità e facciamo a 0. Vediamo. Io purtroppo non posso fare le anteprime perché sta davvero scoppiando il mio PC.
Ok, magari diminuiamo un po' questo. Ok. Fino a qua siamo ancora a posto. Ora da qui, chiaramente ora il mio video è di solo i 4 secondi. Poi volendo voi quando lo farete è chiaro che dovreste farlo un po' più lungo perché altrimenti non si vede su nulla. La scritta non fa neanche tempo a leggerlo. Comunque era solo per farvi capire. Adesso facciamo di nuovo. Allora, come ho fatto io con il mio video, gli ho ridato di nuovo l'opacità. Sono andato avanti di qualche fotogramma e l'ho rimesso a 100. Per farlo come se fosse una specie di scoppio. A zero. Poi da qui, da quando appare, si va su Disperse and Twist. Clicchiamo. Ci riportiamo dove sta quasi per scomparire. E aumentiamo la dispersione. E gli mettiamo anche un bel giro. Facciamo due giri. Praticamente rotea su se stesso. Ok. Vediamo il risultato. Perfetto. Ora, in questo punto praticamente il nostro testo deve scomparire. Quindi torniamo indietro di qualche fotogramma. Clicchiamo di nuovo. Fotogramma avanti. 3 o 4. Lo portiamo a 0. Ok. Ora chiudiamo tutto qui.